Buongiorno, anche oggi facciamo i messaggi dell'oracolo angelico. Allora, la carta di oggi è l'angelo della fiducia. Ho fiducia nel potere divino, fatto di bontà e amore, che mi guida e mi protegge. L'angelo della fiducia è rappresentato da una stola, che utilizza come benda per gli occhi. Quando siamo bendati, dobbiamo avere fiducia in noi stessi e in Dio, ricordando che siamo protetti da questo angelo custode, le cui mani superano le barriere del tempo e della materia per arrivare a noi e offrirci gratuitamente il suo aiuto. L'angelo della fiducia lavora con il nostro sé superiore, per aiutarci a sviluppare ed esprimere un atteggiamento di fiducia nei confronti della vita. Tale fiducia può manifestarsi quando siamo preda di pensieri negativi, cinici e distruttivi, ma allo stesso tempo desideriamo credere che tutto sta andando come deve andare. Questo angelo ci dà l'amore di cui abbiamo bisogno per fidarci della vita. Essere in grado di fidarsi può fare una differenza enorme nelle nostre giornate ed è un ingrediente essenziale per la felicità, senza il quale ci troviamo intrappolati nel sospetto, nel dubbio e nella paura. La fiducia ci dà il coraggio di andare avanti e di correre rischi che altrimenti non saremmo in grado di affrontare. L'angelo della fiducia ci aiuta a dare valore alle nostre esperienze e a fidarci delle nostre percezioni. Solo ascoltando le nostre saggezze interiori possiamo sviluppare la fiducia di cui abbiamo bisogno e andare avanti nella vita. Quando impariamo a fidarci della bontà della vita, tutto diventa più gioioso e i rapporti con gli altri diventano più profondi. Anche se può sembrare strano, la fiducia si riflette in tutte le nostre scelte. Le relazioni che costruiamo, il lavoro che scegliamo e perfino il tipo di abiti che indossiamo. Quando non abbiamo fiducia, ci portiamo sempre un ombrello. Scegliamo sempre l'opzione più sicura e meno impegnativa, per paura di soffrire o di sbagliare. Solo quando osiamo correre dei rischi e lottare per ciò che sentiamo, solo quando ci fidiamo di ciò che sentiamo giusto o sbagliato, rinunciamo a sviluppare la sensazione di padroneggiare la vita. Possiamo pregare questo angelo affinché ci aiuti a fidarci della nostra saggezza interiore. Possiamo credergli di fidarci gli uni dagli altri, in modo da sentirci sicuri quando esprimiamo il nostro amore reciproco. Questo angelo desidera che la nostra vita sia sana e appagante. Nulla è più nocivo per il nostro spirito dai raggiri e dai tradimenti. Angelo del cielo, della creazione. Funzione angelica, aprire il cuore e la mente alla fiducia nella bontà della vita. Doni per la terra, può aiutarci a imparare a fidarci di noi stessi, a fidarci della vita di tutto ciò che può offrirci e confidare negli altri. Questo è il messaggio di oggi. Vi auguro una buona giornata.